Tecnopol, quali sono i modelli? Ho visto che ci sono dei nomi, dei modelli a cui fate riferimento. Strutture che hanno delle similarity sono per esempio il Broad, che è un oggetto copartecipato a Harvard e MIT con una fondazione che sponsorizza, funziona in maniera molto simile, non ha la parte nutrizione, però fa neurodegenerazione, tecnologie e cancro. Poi ci sono delle iniziative, per esempio con Genome Canada, che ha una rete di università, ci sono iniziative che hanno 34-35 poli, ce n'è anche una a livello europeo, che fanno attività molto diffusa. Diciamo che secondo me la struttura più simile è quella del Broad, è molto simile, sia come struttura interna che anche come numero di persone e tipologie di attività. Però tutte le strutture che abbiamo visto nel mondo sono strutture che devono unire un po' di clinica, un po' di ricerca diciamo tecnologica, un po' di ricerca di computer science, e quindi alla fine non c'è mai un singolo corpo, un singolo istituto che può far tutto. Grazie. Ma come funzionerebbe il tipo, cioè l'uso delle omiche in questo progetto, allora, destinate soprattutto, se mi sembra di capire bene, al cancro e alle malattie neurodegenerative? Sì, e nemmeno tutte, per ovvi motivi, no? Diciamo devi fare una selezione per motivi ovvi, perché il range di malattie che si potrebbero studiare è infinito. Allora, noi abbiamo un track record forte in neuroscienze e poi chiaramente c'è tutta l'area di Milano che c'ha un track record forte su cancro. La cosa più sensata è che tu metti a disposizione una grande infrastruttura per storage e per computazione che adesso non c'è, quindi da stratificare tutti i database, no? Informarlo, avere i software, eccetera. Devi mettere a disposizione modelli molto sofisticati che oggi non ci sono, di data analysis. Devi mettere a disposizione modelli computazionali, perché non basta avere il modello algoritmico, poi devi avere qualcuno che te lo traduce in sistemi che diventino software e che siano compatibili con i database. Allora, questa è una unit, sono delle unit che devono essere attaccate a quelli che fanno la produzione di dati genomici. Poi ci sono quelli che fanno il cibo e nutrizione, i quali hanno un doppio target. Da un lato quello che chiami nutrigenomica, cioè capire il pathway della malattia, come si interfaccia a quello che mangi, fa parte del lifestyle. Però dall'altro c'hanno anche quello di sviluppare tecnologie che consentono al cibo progressivamente nel tempo di essere sempre più pulito, per esempio pochi pesticidi, pochi crittogamici, perché tu puoi fare genome editing anche sul cibo volendo, no? Quindi certo, puoi riparare delle cose, e questo vuol dire che per 10, 20, 30 anni la popolazione assume una quantità decrescente di materiali potenzialmente tossici che poi possono generare malattie, quindi è un loop. Ovvio che queste cose si possono perseguire separatamente, no? Certo. Ma se tu riesci a perseguirle in un unico istituto che quindi ha tutti gli scienziati insieme, le facility insieme, eccetera, la possibilità che questi si fertilizzino l'un l'altro e diventi una strategia unica è molto alta, ed è quello che per esempio fa il Broad o fanno altri grossi istituti internazionali. Questo è il modello. Bene, partenza fra 3 mesi, ha detto Renzi. Ero lì all'istituto come te, l'hai sentito? Okay. Va bene, diciamo che la partenza fra 3 mesi vuol dire, a mio parere, che qualcuno ci dirà che alcuni di quegli edifici da quel momento in poi possono essere utilizzati, quindi parte la fase di progettazione, adattamento, refurbishment, perché sai che quegli edifici non è che siano laboratori, quindi con i tempi di gara, di acquisto delle macchine, di edilizia, secondo me ci vogliono, da quel momento in cui ci dicono puoi avere questo edificio per 20 anni, ci vogliono da 6 a 9 mesi fra progettazione e implementazione nei casi più semplici, ma è anche il tempo con cui compri le macchine e fai le assunzioni. E poi c'è un Gantt che per circa 36 mesi mette a punto la modifica, l'adattamento di tutti gli altri edifici che ci saranno, e tieni conto che se devi prendere 90-100 scienziati come principal investigator, che poi a loro volta assumono i più junior, non è che questa gente la trovi e dopo una settimana viene, no? Fai un search che dura 8 mesi e quelli ti dicono vengo fra un anno perché non so, i figli vanno a scuola o altro, è tipico. Quindi la fase iniziale normalmente devi considerare 36-40 mesi di startup, in cui però non è che tutto fermo, c'è una fase dinamica in cui metti le cose insieme e si comincia a partire, ed era quella curva di crescita che ho mostrato alla fine del personale, da cui viene la curva di crescita dei costi. Certo. To the best of our knowledge, perché queste cose sono proiezioni, certo, non c'è la palla di vetro. Ottimo, grazie. Grazie a te.